Come si sta bene oggi? Però potresti per favore sventolare un po' più veloce? Più veloce? Sì, sì, grazie. No, troppo veloce così, un po' più piano. Ok, così va bene, grazie. Ah, che bello. Sì, ma non rallentare. Va bene così, devo continuare. Sì, 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 grazie, grazie. Ma non disturbarmi, per favore, nel frattempo, eh? Oh, certo. Sto cercando di rilassarmi. Una cosa. Scusami se ti disturbo. Non è che per favore potresti portarmi qualcosa da bere? C'è davvero caldo oggi. Qualcosa da bere? Sì, di fresco. Con la cannuccia. Aspetta, che fai? Ma non smettere di sventolare nel frattempo. Ma se devo andare a prendere qualcosa da bere, come faccio a sventolare? Ah, giusto. Hai ragione. Va bene, torna presto. Con la cannuccia, per favore. Grazie. Oh, mamma, che caldo. Che caldo, ho bisogno di qualcuno che mi sventoli! Oh, grazie! Grazie davvero, grazie! Ma che cos'è? Tè! Tè? Tè! Ah, buono! Tè! Ma è al limone! C'era questo! Ah, va bene. Però la cannuccia è rosa e anche il bicchiere! C'era grazie. Questo! Grazie, grazie! Sì, sì, grazie, grazie, ne avevo proprio bisogno. Sventola, c'è caldissimo. Ah, adesso va proprio meglio. Bene, Dominique, sono contento, ma adesso tocca a me. Dai, dai, quando è il mio turno? Il tuo turno? Il tuo turno per cosa? Per questo, stare qui sdraiato a bere, sorseggiando qualcosa di fresco mentre tu mi sventoli. Io? Sì, tu mi avevi detto, facciamo a turno. L'ho detto? Oh, sì. Piatti, mica per questo. Cosa? Pensavi che ti sventolassi, oh no. Cosa? Quindi io ti ho sventolato inutilmente? No, allora me ne vado. Sventolati da sola, anzi non ti sventolare più. Ma che fai? Ma no! Ah. Eric! Perché non era divertente? No, forse per lui non era tanto divertente. Dovevo sventolarlo anch'io? Grazie comunque Eric, è stato piacevole! Buongiorno ragazzi! Io sono E io sono Dominique. E chi siamo noi che siamo vedendo? Sì, insieme! Io vado bene così, così, così. Sorrido sempre come se la vita fosse. Ma ormai Eric vuole finire così tutti i suoi balli? Beh, arrivo, entro a farmi un bagno anch'io. Con questo caldo, però scendo dalle scalette. Ah, che fresca! Ah, adesso io ho intenzione di rilassarmi. Mi metto nel mio gonfiabile preferito. Ok, bravo Eric, fai bene. Mi stendo e adesso... Dominique, potresti farmi dei massaggi alle spalle? Grazie. Che? Scusa, non ho capito. Dei massaggi alle mie spalle. Devo ricordarti il fatto che ti ho sventolato per 2 ore e mezzo? Vai Dominique, prego, mi giro. Oh, va bene, ti farò dei massaggi, andiamo. Qui, nelle spalle, grazie. Ok. Oh, sì, perfetto. Così, va bene. Ok, meno parole, più massaggi. Perfetto. Ok. È piacevole. Sapevo che me l'avresti fatta pagare. Molto piacevole, grazie. Puoi fare un po' più qui? Va bene, ma mi viene male. Questo gonfiabile è gigantesco. Mi dispiace, solo sul gonfiabile. Uffa. Così, va bene così? Oh sì, assolutamente sì. Bene, continua per un po'. Ragazzi, questa è vita. Che noia. Ok, può bastare, ferma Dominique. Finalmente, sì. Bene. No, aspetta, dov'è che vai? Che c'è ancora? Potresti prima farmi qualche altro massaggio? Sì, però ai piedi. Cosa? Ai piedi? Sì, ai miei piedozzi tozzi. Che? E io dovrei massaggiarti i piedi? Sì, i piedozzi. Come si massaggiano i piedi? Si massaggiano dal dito grande fino al dito piccolo. Ok. Sì. Sta un po' ferma. Vai, massaggio. No, non ce la faccio. No, non ti massaggerò mai quei piedoni
puzzolento. Ma non è puzzolente. Non può esserlo puzzolente. Siamo in acqua. E dai, solo un piccolo favore, l'ultimo. Ok, l'ultimo. Ok, sai cosa faccio con i tuoi piedi? Un favore solo. Sai cosa faccio? Cosa? Ah! Ti faccio cadere, Perché? Direi che siamo a posto con i favori per oggi e non ringraziarmi per questa bellissima caduta in piscina. Anzi ragazzi, voi lasciate like qui sotto questo video se pensate come me che Eric cade fin troppe volte in piscina e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Ci cadrà ancora tante volte. Sì, 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 divertente Dominique, ma aspetta un attimo. Cosa c'è lì sotto? Cos'è, un insetto gigantesco? Cos'è? No, non è un insetto, da qui sembra una scatoletta quadrata. Scendo a dare un'occhiata. Ok, vai, stai attento però. Ho paura, che c'è? Sto prendendo aria. Ma dai, saranno pochi centimetri. Pronto per l'immersione. L'ho presa! Che cos'è, Eric? È una telecamera! Una telecamera? Davvero? Ma sì, è vero! Ma com'è possibile una telecamera? Sott'acqua, nella nostra piscina, e chi ce l'ha messa? Ma è attiva! C'è una luce rossa! Come si spegne questa cosa? Spegniti! Spegniti! Molto, molto strano, ma io ti assicuro che non c'entro niente. Adesso è spenta. Ma una telecamera che stava registrando sott'acqua nella nostra piscina ci stava spiando! Questo significa che può essere soltanto opera del dottor Timothy. Ecco come fa a sapere sempre tutto. Sarà una delle sue telecamere. Finalmente una l'abbiamo trovata. Bene, buttiamola via. Fuori una. Così smetterà di spiarci. Almeno quando siamo in piscina. Speriamo di trovare anche le altre. Ma l'hai buttata così, senza pensarci? Non dovremmo prima dare un'occhiata, insomma, controllare? Apri la bocca. Che c'è? Hai una telecamera. No. Meno male. Sì, ma Eric, ascoltami, non sto scherzando. Che cosa vuoi controllare? Ci saranno le solite cose. Io che mi tuffo, tu che mi fai cadere, tu che cerchi di nuotare ma non ce la fai, i miei piedozzi tozzi. Io una controllata gliela darei, per sicurezza. Non bisogna mai stare troppo tranquilli col dottor Timothy. Vado a riprenderla. C'era bisogno di tirarla. Potremmo aprirla. Potremmo anche vedere che video ci sono dentro. Potremmo collegarla al nostro PC, sì. Magari possiamo scoprire qualche altro video oltre ai nostri video in piscina. Magari prima di questo l'ha usata per qualcos'altro. Sono super curiosa. Smontiamola e andiamo a prendere il PC. Quindi ce l'hai fatta? Li hai aperti? Aspetta un attimo. Sono pronti? Dai. Aspetta. Sono curiosissima. Ma che stai facendo? C'è un errore. Secondo voi troveremo qualcosa di strano in quella telecamera? Cosa può aver ripreso il dottor Timothy? Eccoli, li ho aperti. Oh! Che c'è? C'è un errore, Dominique. La telecamera non è del dottor Timothy. Davvero? Ah, meno male, ci siamo preoccupati inutilmente. È nostra? No, Dominique, molto, molto peggio. Che intendi? Guarda che cosa c'è scritto qui. Che c'è scritto? Rec, dottor Genio? C'è scritto Genio. Proprio Genio, quel Genio. Il dottor Genio. Già, e questo può significare solo una cosa. La telecamera è sua. Registrazione, dottor Genio, 1 luglio 2021. E quello lì è il video che stava registrando oggi, prima che la togliessimo. Ma com'è possibile? Come mai il dottor Genio? Mettiamo play. Ci sei tu che nuoti e ci sono anch'io. Come immaginavamo. Si vedono per lo più le nostre gambe. Ed Eric che nuota sott'acqua. Proviamo ad andare avanti. Ancora altre scene. Ci siamo noi in piscina. Ancora noi in piscina. Eric che si tuffa. Wow, voglio rivedere il tuffo, vediamo. Ok Eric. Sì, gran bel tuffo, ok. Ci siamo noi che facciamo normali cose in piscina. Ma cosa c'è di interessante in questo? Ci sono i tuoi piedi. E le tue gambe. A me non sembra tanto interessante, nemmeno bello da vedere. Ecco, allontanati.
Forse al dottor Genio piacciono i miei piedi e voleva riprenderli. Nah, io non credo proprio. Comunque, una cosa è certa, il dottor Genio non fa mai qualcosa senza uno scopo ben preciso e soprattutto malvagio. Fammi un po' vedere. Cosa? Ma, Eric, ma qui cosa stavi facendo? Eric! Stavo inventando nuovi passi, penso. Balli sott'acqua? Sì, ballo sott'acqua. Wow, che ballo! Ti piace? Guarda che movimento! Ok, niente di interessante. E chissà da quanto tempo è lì quella telecamera, ci sono tutti i giorni precedenti, guardate, era il 28 giugno e ci siamo sempre noi in piscina. Dove sei andato, Eric? Oh, eccoti. Sono d'accordo con te, questa cosa è davvero molto strana. Ma quale sarebbe il motivo per spiarci mentre siamo in piscina? Che motivo ha il dottor Genio per farlo? Non solo è strana, questa cosa è anche preoccupante. Il dottor Genio è tornato dopo che non si faceva sentire da un po'. Anche se devo dire che l'ultima volta che si è fatto sentire è stato davvero molto carino. Ci ha promesso che ce l'avrebbe fatta pagare a noi e anche al dottor Timothy. E quindi, adesso che cosa significa? È arrivato il momento di pagarla, di vendicarsi con noi. Come facciamo a fermarlo se non sappiamo che cosa vuole fare? Io non lo so, ma adesso che abbiamo scoperto quella telecamera dobbiamo stare molto molto attenti perché sappiamo che sta tramando qualcosa. E voi, come noi, ormai lo sapete bene. Quello che trama il dottor Timothy, quello che ci fa il dottor Timothy è già terribile, ma solitamente superabile. Ma quello che trama il dottor Genio, oh, quello è tremendo. Il dottor Genio è davvero cattivo. Ed è tornato! D'insieme, 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 d'insieme.